Ma noi abbiamo preparato in settimana, sapevamo che loro giocavano molto a calcio. Abbiamo preparato questo pressing alto proprio per andarli a prendere, per tenerli bassi e per farli buttare palla. Certo, abbiamo sofferto il primo tempo, abbiamo pagato l'ingenuità, abbiamo preso gol sull'ingenuità. Poi abbiamo avuto anche la forza di riprenderla e con un pizzico di fortuna forse il primo tempo potevamo anche ribaltarla, però poi ecco, pure il secondo tempo abbiamo pagato un'altra ingenuità, poi l'espulsione, la partita si è messa un po' contro di noi e sicuramente hanno fatto meglio loro, hanno dimostrato ecco, qualcosina in più a livello di gioco, però noi sappiamo che dobbiamo lavorare tanto e ci aspetta molto lavoro da fare durante la settimana, dobbiamo pensare già a domenica prossima. Io lavoro in settimana, lo faccio per il gruppo, il primo pensiero va sempre rivolto alla squadra. Certo, se faccio bene io fa sicuramente bene anche il compagno davanti a me. Dispiace purtroppo per non aver portato il risultato a casa, sicuramente ci è mancato qualcosa e analizzeremo bene questa partita. Io credo che siamo lì, attraverso il lavoro lo raggiungeremo. Dobbiamo essere bravi mentalmente, essere sempre pronti, perché noi siamo comunque il Bari e se vogliamo stare, ecco, tutti i giocatori che sono qui sono tutti titolari e si devono sentire titolari. Il mister li tiene coinvolti tutti e quindi noi è un dovere che abbiamo di diventare gruppo subito. A Potenza abbiamo dimostrato, anche le altre partite abbiamo dimostrato molto, molto bene di essere gruppo e io sono molto fiducioso e su questa strada noi dobbiamo continuare a lavorare e diventeremo presto una corazzata importante. Ma siamo ancora agli inizi, voglio dire, adesso sono a 7 punti, però il campionato è ancora aperto, loro sicuramente oggi hanno dimostrato qualcosina in più, diciamo che hanno vinto la prima battaglia, ma la guerra è ancora aperta, noi venderemo cara la pelle fino alla fine.